dice il soggetto. BRB? No, Guadianico. Guadianico, sì. Però è un risultato importante. Guadianico Bordeaux. Riprendiamo il collegamento qui da Buttigliera, sta per iniziare la staffetta tra Longo e Michelletti della Perosina, Castellino e Peano della Ferriera. Sì, intanto vediamo anche qualche aggiornamento dagli altri campi. A Cordignano la Pontese conduce 6-2 su Masera, a Ostana Pozzo Strada 6-2 in Serie B, e anche in Serie B Serravallese Calvarese 4-4. Arbitri pronti, giocatori pure, stanno solo aspettando il fischio. Comincia con un errore Alessandro Longo. Due su tre per Longo. Tre su quattro anche per Castellino. Forte Peano. Parte bene Micheletti. Staffetta per il momento appaiata. 5 punti pari. Colpisce ancora Micheletti, 3 su 3. Bocciata per il giro pieno. Eccolo che arriva. 7 punti per la Perosina. 8 adesso. Colpisce Longo, 2 su 2 in questo giro. Ferriera leggermente avanti nella corsa, ma prende il vantaggio, ma sotto di Perosina. Un punto. Giro 12 a 11 sale a 12 la Perosina. 13 adesso, ancora nessun errore per Micheletti. Colpisce ancora Micheletti, sempre a 11 per la Perosina, per la Ferriera che si sposta oggi, ora a 12 a 15. Giro pieno, il secondo per Micheletti. Ottimo inizio per la Perosina, già 17. 14 per Castellino e Peano. Longo. Castellino che ne prende 3 su 4. Parte altro Peano. Pieno, parte Micheletti. Colpisce ancora. Arriva il primo errore per Micheletti. Errore seguito da un carro. Fallisce Peano, 18-21. Colpisce ancora Micheletti. Fisce Longo. 23 per la Perosina. 24. Un solo errore finora per Longo. Ed un errore anche per Micheletti. Ottima 20 prova per la fino a Ferriera. Momento, 26. E comunque sta un po' incrementando rispetto alle Micheletti solite medie, che sono medie 42. E a 28 la Perosina, proiezione di punteggio interessantissima. E arriva il secondo errore per Daniele Micheletti. Colpisce ancora Castellino, 24 per lui. Fallisce Castellino ancora. Fallisce ancora la Perosina, più 6. 1 su 4 per Castellino, 25-31. Fallisce Peano. Bene Longo, 3 su 4, 32 per la Perosina. Un completo controllo. Colpisce della prova. 2 su 3 giro per Micheletti. 3 su 4 che colpisce ancora in pieno. Mamma mia Castellino. Giro pieno ancora per Micheletti. 4 su 4 per lui. 1 su 2. Anche Longo. 1 su 3. Errore adesso per Alessandro Longo. 2 su 4 per Castellino. 2 su 3 in questo giro per Longo. E 2 su 4.
arrivano due errori quasi consecutivi per Alessandro Longo ed errore anche per Micheletti. 3 su 4 per Peano. Micheletti adesso si riscatta. 39 3 su 4 per Peano, 57 secondi alla fine. Colpisce Micheletti. Sempre più 6, adesso 42. Vince Longo. Parte di nuovo Peano. Arriva adesso l'errore per Longo, il più palloso della coppia. Colpisce. Maglia blu. 2 su 2. 45 per la Perosina. 2 su 3 per Peano. Colpisce la 40. 40. 3 su 4 per Peano. 14 secondi alla fine. 46 a 47, 41. 48 adesso per la Perosina, ultima bocciata di Longo. Colpita. 42 a 49 per la Perosina. Grattapaglia per la Perosina. Correggiamo intanto il risultato della staffetta. Il risultato ufficiale è Castellino Peano 43 su 59, Longo Micheletti 48 su 57. E ricordiamo che il punteggio parziale dell'incontro è Perosina 8, Ferriera 2. Ferriera che deve vincere almeno una di queste tre prove che restano prima del terzo turno per dare un senso al terzo turno di gioco. Intanto Grattapaglia comincia colpendo il bersaglio da un punto. Lo segue Cericola, quindi uno pari dopo il primo bersaglio. Adesso l'arbitro Pelosi ha posizionato il pallino. Mentre il signor Carena ha fischiato per la bocciata di Luigi Grattapaglia. Errore di Grattapaglia, storto sulla destra. Arriva l'errore anche per Cericola, quindi il punteggio resta sull'uno pari. Incoraggiato da Melignano, parte per il terzo bersaglio Grattapaglia. Colpisce Gigi. Sale a 6 Grattapaglia. 6 a 1. Errore per Cericola che colpisce la bianca e la rossa di sinistra. E quindi restano 5 punti di vantaggio per Luigi Grattapaglia, come vedete anche in sovraimpressione. Ora quarto bersaglio, la linea bianca tra le due bocce rosse. La rincorsa di Grattapaglia e il pallino colpito. Quindi 9 per Grattapaglia, che comincia bene questo tiro di precisione. Chiamato a rispondere adesso l'atleta del Ferriera, Luigi Cericola. Un
ancora, colpisce il bersaglio bianco e la boccia rossa di sinistra. Quindi nulla di fatto, resta più 8 Luigi Grattapaglia su Luigi Cericola. Il secondo tiro di precisione vedrà invece impegnati Enrico Barbero e Davide Manolino. Minchia, mi metterà. Tutto pronto per la quinta bocciata di Grattapaglia. Bersaglio da 4 punti. Colpisce Grattapaglia, un solo errore per lui nelle prime 5 bocciate. E allora sale a 13 il fuoriclasse della Perosino. Colpisce bianca e rossa intanto Cericola che resta ad 1. Ripetiamo che la coppia schierata da data della Perosina sono i migliori specialisti del tiro di precisione. Assolutamente sì. Media molto alta per Grattapaglia, anche per Manolino. Per tutti quelli che si sono stati schierati. Sì, anche alta percentuale anche di vittoria. Colpisce ancora Grattapaglia che sposta appena la boccia bianca, ma quanto basta. Quindi 17, un solo errore per Grattapaglia. E questa volta colpisce anche Cericola che sale a 5. Si porta a 12 punti di distanza dal suo forte avversario. Ed ora settimo bersaglio, pallino bianco, boccia bianca con pallino ostacolo rosso. Con l'arbitro Pelosi che posiziona la boccia di pallino, a decidere il direttore di gara, signor Tacomo. Ora può partire Grattapaglia. Continua a colpire. Quinto bersaglio consecutivo colpito da Grattapaglia. 20 punti per lui. Arriva l'errore per Cericola, rimangono 15 punti di distacco tra i due giocatori. E quindi c'è già un match point per Grattapaglia, che in questo momento ha il pareggio assicurato. Colpisce Grattapaglia e si aggiudica la prova. Colpisce anche Cericola, ma bocciato ormai ininfluente. Non ha più speranze di raggiungere il suo avversario, Cericola. Ed ora Grattapaglia può giocare solo per il punteggio e per ritoccare verso l'alto la sua già altissima media in questa specialità. D'altronde è campione d'Europa in carica, Grattapaglia,
titolo conquistato a Koper lo scorso ottobre. Ed anche campione del mondo Under 23 di questa disciplina. Quindi un vero specialista, grattapalle. E arriva l'errore. Forse sì. E comunque anche forse un po' di rilassamento per la vittoria ormai ottenuta. Cericola rimane storto sulla sinistra. Decima bocciata adesso per grattapaglia. Colpisce grattapaglia ma muove appena la rossa, quindi resta 24. Possibilità di avvicinare quota 30 colpendo il pallino. Decima bocciata anche per Cericola. Anche lui colpisce bianca e rossa. Resta a 9, quindi non una bella prova per Cericola. Ed ora pallino finale, inizierà grattapaglia. Colpisce grattapaglia, quindi 29. Ancora una volta score eccellente per lui. Chiude adesso il suo tiro di precisione Luigi Cericola, possibilità di portarsi a 14. Lo fa Cericola, colpisce, quindi il primo tiro di precisione si conclude 29-14 per Luigi Grattapaglia su Luigi Cericola, quindi punteggio parziale dell'incontro Perosina 10, Ferriera 2. A tra poco per il secondo tiro di precisione. Eccoci di nuovo in diretta, sta per iniziare il secondo tiro di precisione tra Enrico Barbero e Davide Manolino, classe 90 per Barbero, classe 89 per Manolino, quindi molto giovani protagonisti in campo. Ferriera che affida a Barbero le speranze di restare in vita in questo match, un momento che poi nel progressivo sarà molto molto dura per Castellino contro Micheletti, ma d'altronde è dura anche per Barbero contro Manolino, come abbiamo evidenziato in precedenza, ha un ottimo rendimento in questa stagione, in questa particolare prova, ed inizia subito bene il giocatore della Perosina colpendo il bersaglio da un punto. Intanto vi aggiorniamo anche dagli altri campi. A Biella la Borbonese in vantaggio per 6-4 dopo la staffetta, a Beinette Beinettese 8, Novese 0, e la Vadese conduce per 6-2 sulla BC Genova. Colpito anche Barbero, quindi score di 1 pari dopo il primo bersaglio. E sbaglia Manolino il pallino,
così come aveva fatto prima il suo compagno Grattapaglia, quindi possibilità di portarsi in vantaggio per Enrico Barbero, che pulisce il terreno, si concentra per la sua seconda bocciata. Colpisce Barbero, quindi 3-1. Ora bersaglio da 5 punti. Si prepara Manolino. Colpisce Manolino la bianca e la rossa di destra, quindi rimane a un punto. E adesso Stefano Zucca, che è lì a raccogliere le bocce, incita il suo socio Barbero. E anche lui, come Manolino, colpisce bianca e rossa di destra. Quindi si resta sul 3-1 in favore del giocatore di Ferriera. Si concentra Manolino per il quarto bersaglio, il pallino da 3 punti. E arriva l'errore, quindi 3 errori nei primi 4 bersagli per Davide Manolino, che non comincia nel migliore dei modi questa prova. Lui che è stato anche campione italiano a livello under 18 proprio nel tiro di precisione. Arriva l'errore anche per Barbero, 2 bersagli colpiti sui 4 disponibili anche per lui, quindi si rimane sul 3-1, terzo e quarto bersaglio che ha visto errori da parte di entrambi i giocatori. Pastre e Zucca hanno riportato le bocce ai loro compagni e quindi è tutto pronto per la quinta bocciata di questo tiro di precisione da parte di Davide Manolino. E colpisce questa volta bene Manolino, colpisce in pieno la boccia bianca. Sale a 5 quindi. Ora Barbero per portarsi nuovamente in vantaggio. E lo fa Barbero, colpisce, quindi 7 a 5. Ora sesto bersaglio, sempre 4 punti per Manolino. Che si sposta sulla sua destra per questa bocciata. E la colpisce. Dopo un inizio così, aumenta il suo score Manolino colpendo questi quinto e sesto bersaglio da 4 punti. E quindi sale a quota 9. Quindi nuovamente bocciata per tornare in vantaggio da parte di Enrico Barbero. Anche lui si sposta sulla destra.
c'è anche Barbero. Entrambi i giocatori non hanno fatto errori nel quinto e nel sesto bersaglio, quindi ora si passa al settimo sul punteggio di Barbero 11, Manolino 9. Tiro di precisione equilibrato fino a questo momento. Colpisce Manolino alla terza bocciata utile consecutiva. Si porta a 12. E a 11 Barbero, che ancora una volta è chiamato a rispondere per riportarsi in vantaggio. Colpisce Barbero, anche un po' fortunato, con la boccia che salta il pallino, non lo tocca, e tocca solo la boccia bianca, quindi bocciata regolare. Quindi entrambi i giocatori non hanno più fatto errori dal quinto bersaglio in poi. Barbero 14, Manolino 12. La sua serie positiva, Manolino sale a quota 16. Se ne stanno dando santa ragione adesso? Sì. Boccia su boccia. Sembra che la faccia piano dopo la corsa, non si è ancora cambiato. Colpisce ancora Barbero, che bel tiro di precisione. I giocatori hanno fatto 8 bocciate di fila senza sbagliare, tra tutti e due, 4 e 4, e quindi il punteggio è salito notevolmente. Barbero 18, Manolino 16. Molto bravo Barbero, che ha dovuto sempre rincorrere, ad eccezione dell'inizio, perché Manolino parte per primo, è stato molto freddo ed è riuscito a rispondere alle belle bocciate del suo avversario. Boccia su boccia. Sì, boccia su boccia. Ed ora siamo nell'ultima parte del tappeto, gli ultimi tre bersagli. Ferriera in vantaggio 18-16. Colpisce bianca e rossa, Manolino leggermente storta la sua bocciata, resta quindi a 16, e allora ha l'opportunità di allungare Barbero, darsi a 21. Anche Barbero colpisce bianca e rossa, anche un po' sfortunato in questa circostanza Enrico Barbero, che vanta nel suo palmarès, oltre ad un titolo mondiale a livello under 23, anche due campionati italiani a livello under 18, individuale e coppie. Manolino per portarsi in vantaggio. Lo fa Manolino, colpisce, quindi si porta a quota 19, ed ora Barbero deve colpire per portarsi nuovamente in vantaggio. Silenzio qui a Ferriera. Barbero tra gli applausi del bocciodromo, che bel tiro di precisione, 21-19 per Barbero. Dopo il vantaggio iniziale di 3-1 per Barbero,
dal quinto bersaglio in poi è stato un tiro di precisione spettacolare con Barbero, che ha sempre risposto alle bocciate colpite di Manolino. Ora pallino finale. Arriva l'errore per Manolino, leggermente storto, e applaudono gli spettatori del bocciodromo per festeggiare la vittoria ormai matematica di Enrico Barbero, che concluderà anche lui il suo tiro di precisione. Conclude alla grande, ancora tra gli applausi del suo pubblico. Quindi 26, davvero un bellissimo tiro di precisione. Quindi il risultato parziale dell'incontro: Perosina 10, Ferriera 4. Tra qualche minuto il tiro progressivo. Noi facciamo ancora una breve pausa e vi diamo appuntamento a tra poco. Eccoci tornati in diretta per il tiro progressivo, che vedrà impegnati Luca Peano per il Ferriera e Daniele Micheletti per la Perosina, e a commentarlo accanto a me abbiamo il vice campione italiano della specialità, Renato Lucco Castello. Ciao Reni. Ciao a tutti. No, che presentazione, Simone. Eh beh, doverosa. Sei diventato un po' rosso. Tra l'altro in finale proprio contro Micheletti. Sì. Una finale indimenticabile anche per lui, perché l'ha fatta proprio benissimo. Finita 48-40, una cosa. 47-40, ha sbagliato una. 47 su 48 lui, io 40 su 48. Allora, tu commenti Micheletti e io commento. Gli ho fatto un cambiamento qua, eh. Ho messo Peano anziché Castellino. Esatto. Sì, prima ne ha colpite di più di Castellino, sì, andava via. Poi forse Castellino con un periodo magari non tanto positivo. L'ho visto prima, sono uscito fuori, sono uscito un attimo fuori, infatti ho visto il ragazzino che stava stretch in corso, e tu sai vedere che farà anche il progressivo, difatti. Castellino stanno partendo. Sono partiti. Partiti adesso. Parti bene Micheletti. Colpisce sbagliata di nuovo Peano, che sembra già Micheletti. Veloce le prime due bocciate, tre sbagliate, punteggio pieno per Micheletti finora, 3 su 3. Ok, Peano si è preso la sua prima bocciata, 4 per Micheletti, la seconda qua ancora senza errori la prova del giocatore della Perosina, 5 su 5. Arriva adesso il primo errore, quindi 5 su 6 per lui. 3, anzi 4. 3, 4 adesso. Peano. A qualche metro in vantaggio di Micheletti. Però gli errori sono già tanti. Ancora bene Micheletti che sale a 8. 5. 9 per Micheletti. Colpisce la boccia al sesto buco Micheletti, quindi torna poi al quinto. 6 Peano. Sbaglia tanto bocciate. Già 12 Micheletti, già vantaggio importante. Al doppio, l'ha doppiato. Però forse con questa velocità può essere che ne tira forse una in più, anche se non credo che faccia tanta differenza. E dopo un minuto e mezzo, 13 a 7, 14 a 7 anzi. 8 adesso. Ha quasi una bocciata di vantaggio. Colpisce Micheletti che sale a 15. No. 9. 16 adesso per Micheletti. 3 minuti. 10 a 3 minuti. Colpisce al quarto buco Micheletti. Si è ripreso un po' ragazzino, giovane tra l'altro,
E quanti anni ha Peano? Non lo so, onestamente non lo conosco, l'ho visto proprio quest'anno a Ferriera. 18. Dovrebbe essere ancora allievo, secondo ancora me. Lievo. Sì, penso che sia ancora allievo. Mi hanno detto che gioca a calcio. Ah, che gioca a calcio, gli piace le bocce, si è messo ancora. Non mi hanno detto, però io non lo giuro, non lo conosco. Qualche giovane l'ho visto giocare, ma questo ragazzino qui proprio non l'ho mai visto. Intanto 22 per Micheletti, che adesso nella parte bassa del tappeto. 2 minuti e 10 alla fine. 24 a 17. Sì, un colpito che è questa, dice, stava migliorando. Sì, ci sono 7 bocciate di differenza tra i due atleti in questo momento. Arriva l'errore di Micheletti. Quindi 26 a 20. 27 adesso per Micheletti. È comunque una bella corsa, non sembra neanche faticare tanto. Perché la staffetta ne tirano parecchi, 59. Sentivo già fuori degli anziani che dicevano prendere essere un po' più piano. Però vabbè, quello non vuol dire. Può aiutare, ma se prende una dimensione, magari tante volte vai più piano e non è detto che sei obbligato a colpire. Io penso che. Quando dicono che sto ragazzo in delle parti di Castellino, penso che se ne erano anche insieme. Probabilmente sì, Bainette forse. Il proprio gruppo, Bainette. Quindi 27 a 33, a 45 secondi dalla fine. Gestire quindi il vantaggio Micheletti, che però adesso sbaglia al sesto buco. Peccato, partiva meglio, poteva rischiare qualcosa di più. Tolto, 25 secondi alla fine. Sì, ci sono 7 bocciate di vantaggio per Micheletti. Ha sbagliato Micheletti. Che adesso sbaglia, sì. Dieci secondi alla fine, 37 a 29. Trentotto. 38, non soddisfatto della sua prova a Micheletti, comunque porta a casa senza problemi 2 punti. Ha fatto bene la metà, nella parte centrale ha colpito abbastanza, ha partito un po' male, ha finito un po' male. Se no magari 34, 35, l'altro ha fatto poi 38. Mannaggia Micheletti.